Grandi soldati, qua è Capitan Zoro che parla e benvenuti in un nuovissimo video che tratta di animali. Ma non siamo da soli, siamo in compagnia di un caro amico e membro dell'Ento TV. Un cordiale buongiorno. Io sono Alessandro, del canale di Ambiente Natura, e oggi mi trovo qui, nel canale di Capitan Zoroski, per un nuovo episodio della rubrica Zoroskin. La soddisfazione quando ha detto Zoroskin, proprio uiii. Dunque ragazzi, in questo nuovo video insieme ad Alessandro, che ne approfitto, ringrazio subito perché è lui che mi ha fornito tutte le curiosità che vi esporremo in questo video, andremo a vedere per l'appunto 20 curiosità sul mondo dei serpenti. Qualcuna magari la saprete già, qualcuna no, ma tralasciando le chiacchiere iniziamo subito. In Florida, dove vivono più di 70 specie di serpenti, le persone vengono morse 500 volte di più dai cani rispetto che dai serpenti. E moltissimi altri muoiono per punture di ape o addirittura colpiti da un fulmine. La probabilità di farsi male in un incidente d'auto in Florida è come minimo 100 volte più alta della probabilità di essere morsi da un serpente. I serpenti non sono cattivi e non danno la caccia all'uomo, e se lo fanno, quest'uomo non ha che da allontanarsi. La velocità massima di un serpente a sonagli è di soli 3 km all'ora, mentre il serpente più veloce che si conosca è il mamba nero e raggiunge una velocità di circa 16 km all'ora, più o meno come voi andate in bicicletta a velocità più o meno sostenuta. Il serpente più piccolo del mondo è il Leptotyphlos bilineatus, serpente occhio magro a doppie linee. Pensate, è lungo soltanto 15 cm e sottile quanto un fiammifero. All'inizio del Novecento, sull'isola di Celebes, si credeva che esistesse un pitone reticolato lungo circa 10 metri e in Colombia un'anaconda lunga più di 11 metri e mezzo, anche se sono secoli che non si ha più testimonianze di serpenti così grossi. E inoltre la loro pelle è preziosa a tal punto che nessun serpente, nessun esemplare sopravviverebbe così a lungo per raggiungere quelle dimensioni. Pitoni e boa, dei serpenti molto antichi, possiedono sul muso i termorecettori più potenti di tutto il regno animale. Infatti, riescono a percepire le differenze di temperatura da un oggetto all'ambiente circostante nell'ordine del millesimo di grado. E riescono anche a capire direzione, distanza e anche se questo oggetto è in movimento. In pratica loro riescono a catturare la preda nella più totale oscurità, basandosi soltanto sulla percezione del suo calore. Incredibile! I termorecettori dei serpenti a sonagli delle vipere sono così precisi che anche se un esemplare fosse sordo, cieco o avrebbe la lingua mozzata, riuscirebbe comunque a colpire con molta precisione la preda. Oltre ai pitoni e ai boa, molti altri serpenti riescono a vedere il calore e inoltre, grazie alla loro lingua, riescono ad assaggiare i sapori che aleggiano nell'aria. Una cosa che tra l'altro vi ho anche già detto, che un serpente vegetariano non esiste. I serpenti mangiano solo ed unicamente altri animali. Per lo più mangiano soltanto una volta a settimana e alcuni addirittura 8 o 10 volte all'anno. Dopo un autopasto, un pitone può digiunare per addirittura un anno e una femmina di vipera per oltre 18 mesi. Chissà se i serpenti fanno digestione, ma in ogni caso nel loro stomaco hanno degli acidi potentissimi. Infatti un serpente esploderebbe se prendesse un Alka-Seltzer. Perché a me tutte le pronunce difficili, ma... Le ossa della mandibola si muovono indipendentemente e alternandosi. Possono arpionare la preda o accompagnarla, per così dire, verso la gola. Le mascelle dei serpenti non si slogano, infatti tutte le ossa del cranio sono unite da legamenti elastici che permettono un'apertura della bocca di 150 gradi. Il serpente corallo occidentale, Microroides euryxanthus, oltre ad andarsene fa delle puzzette regolari e acute. I serpenti, essendo comunque rettili a sangue freddo, adorano prendere il sole, un po' come le lucertole che vedete sui muretti vicino a casa vostra. E i serpenti, come la maggior parte degli animali tenuti dall'uomo, non amano essere disturbati, ma piuttosto che mordere molte volte strisciano via. E non vi siete ancora scoraggiati? Allora loro si buttano a pancia in su, aprendo la bocca e lasciando la lingua a penzoloni. Se sia questo un meccanismo di difesa o soltanto una commedia non ci è dato saperlo. In effetti i ricercatori non è che facciano a gara per andare a chiederglielo.
Le bisce dal collare, tra l'altro innocue, possono secernere un fettore di aglio marcio dalle ghiandole anali e dopo un po' vomitano sul sentiero. I serpenti hanno due peni nascosti nel sedere e molto spesso il destro è più grosso del sinistro. Infatti questo suggerisce che i serpenti possono essere destri peni, come noi umani siamo destri mani. Ora, io qua ho tre fogli con la curiosità, no? E li ho sottolineati in parte in giallo e in parte in verde. E ho detto ad Ale: Ale, scegli un colore dei due, o il giallo o il verde, ce li dividiamo. Va bene, io scelgo il giallo se per te non è un problema. No, no, stai tranquillo, va benissimo, anzi va bene. Mi sono ritrovato l'Alka-Seltzer, io che ho la remoscia, i peni, il vomito sul sentiero. Non è male, devo dire. Vabbè ragazzi, a parte gli scherzi, da Capitan Zoschi è tutto e ringrazio vivamente Alessandro per aver partecipato con me in questo video molto particolare che non avevo mai fatto sulle curiosità degli animali e mi è piaciuto assai, anche se voi magari non lo saprete, vi invito ad andare sul canale di Alessandro di Ambiente Natura, vi lascio anche qua sotto il link in descrizione, per vedere un video che parla di 50 curiosità sugli animali a cui ho partecipato anch'io e tutti gli altri membri di Entro TV. E quindi vi saluto anche io con un cordiale arrivederci da parte di Alessandro del canale di Ambiente Natura. Detto ciò, non mi rimane che dirvi che se il video vi è piaciuto di lasciare un bel mi piace, se il video non vi è piaciuto di lasciare un non mi piace, come giusto che sia, e di consigliarci in ogni caso qua sotto nei commenti se fare un altro video insieme, su cosa e perché. Per il resto, da Capitan Zoschi è tutto e a riposo!